Dunque, noi a Bolzano, in piazza del Tribunale, c'è un bellissimo Esempio. bassorilievo Sì. in cui c'era scritto credere, obbedire, combattere e c'era Mussolini a cavallo. Allora è stato bandito un concorso per il vocabolo modernissimo, parola, depotenziamento del monumento Mussolini. Depotenziamento. Beh, e su questo depotenziamento c'è stato un concorso, è stato vinto da due architetti che si sono ispirati ad Hannah Arendt senza leggere nulla di lei. Palesemente, anche perché la fa così ci spieghi anche questa frase che solo tu puoi spiegare. Ed è comparsa questa frase in tre lingue in cui c'è scritto obbedire non è un diritto. E quando è comparsa questa frase, sapendo che io l'ho pubblicato sull'Arendt, non vi dico quante telefonate ho ricevuto, ho detto, ma che cosa vuol dire l'Arendt? Obbedire non è un diritto. Allora, prima di tutto la frase non è Poi vera. nessuno ha il diritto di obbedire, è cosa Nessuno, complicata. nessuno, sì, perché poi l'hanno, ma poi Declinata, c'è stato il periodo in cui nessuno si prendeva la responsabilità di questa frase. Quindi tu non riuscivi a sapere esattamente com'era la frase. Alla estrapolata fine, da dove? estrapolata da Kant, quindi non c'entra niente l'Arendt, nessuno ha il diritto di obbedire, che invece deve essere tradotto. L'obbedienza non è un diritto, è un concetto complesso questo, è un concetto complesso. L'obbedire non è un diritto. Era meglio non depotenziare il monumento, Era meglio probabilmente. non depotenziare il monumento e dopodiché, poiché io ho degli amici tra gli assessori lì, eccetera, eccetera, sono riuscita a dare anche Alberto lo sa, la mia collaborazione, perché mettesse Per spiegare tutto, per spiegare una lunga tutto, spiegazione di una frase. una lunghissima spiegazione in modo tale che non se ne vadano anche arrabbiati con la Hannah Arendt, no? Lì non c'entrava davvero niente. Allora, a proposito della memoria, era giusto togliere questo monumento dove c'è Mussolini a cavallo, Tra l'altro eccetera, eccetera. unico esempio in Italia, no? Perché non ci sono più monumenti di questi di Mussolini, no? Va detto anche questo, c'è una testimonianza storica straordinaria, Ma se tu poi legata col pensate periodo. che questo monumento è stato fatto da un tirolese, quindi è stata una storia difficilissima, poi sono lastre pesantissime, cioè non si poteva fare una cosa con leggerezza. Allora, la domanda è questa, che riguarda un po' tutta la storia. Quando finisce un'epoca? I monumenti che riguardano quell'epoca, come devono essere conservati? Ecco, questa è veramente una domanda, no? Cioè, In quella città più che in altre. ecco, e bisogna appunto fare circostanziare, fare, e però fare qualcosa che sia il più possibile chiaro, non creare altra confusione. No? Allora, noi abbiamo per esempio a Bolzano il famoso Monumento della Vittoria, dove c'è scritto che da lì noi, con le nostre leggi, addomesticheremo i barbari. C'è scritto grandissimo, il Monumento della Vittoria. Un anno fa è crollato il cornicione. Perché Dio c'è, è diventato un Bene, ma ce ne siamo rallegrati pochissimi, giuro, io cercavo tra i bolzanini e dire, oh, il monumento incomincia ad andarsene da sé, ha incominciato a cadere il cornicione. Poi c'è la lupa che è stata invece rimessa, eccetera, restaurata, spostata, restaurata, tagliata. spostata, messa su. Allora, i simboli del passato, ecco, memoria.
i simboli del passato, comportano un equilibrio storico. Tutto ciò che non offende, ecco, lì per esempio è stato fatto un museo sotto il monumento dove chi non è claustrofobo ce la fa e lo attraversa. Sì, non è semplicissimo, ma ha restituito, lo dico a chi non è di qui, insomma, la storia precedente che è sotto il monumento. Bruna, ti volevo chiedere.